Benvenuti ad una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Sono Nicoletta e oggi sono insieme a Francesco Guidi Bruscoli. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Torniamo a parlare di Dante oggi. Ne abbiamo già parlato in puntate precedenti, ci siamo soffermati sul messaggio di Dante, il messaggio politico, ci siamo soffermati sulla diffusione di Dante negli Stati Uniti e la ricezione dell'opera. E oggi vogliamo parlare giustamente della lingua di Dante. E ci guida in questo racconto la nostra ospite Elisabetta Benucci. Grazie Elisabetta. Grazie a te dell'invito. Allora, ti presento brevemente. Elisabetta svolge l'attività di ricerca presso l'Accademia della Crusca, è filologa e storica della letteratura italiana, studiosa dell'Ottocento, ha scritto molto su figure femminili dell'Ottocento e oltre. E tra le sue ultime pubblicazioni troviamo il volume Letterati alla Crusca nell'Ottocento e il commento multimediale e cartaceo delle operette murali di Leopardi. Ma soprattutto nel 2019 Elisabetta ha vinto la 21ª edizione del premio Vittoria Aganor Pompili con il volume Lettere di Paolina Bonaparte, Leopardi, scusate. Iniziamo subito dalla prima domanda, Elisabetta. Le parole di Dante. Perché utilizziamo quotidianamente parole di Dante e magari non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto. È giusto quello che Hai stai detto una dicendo? cosa giusta. Tutti noi usiamo quasi giornalmente parole che derivano da Dante, ma soprattutto formule, espressioni, e non ce ne rendiamo conto, non lo ricordiamo, non lo sappiamo. I linguisti valutano che nella lingua di oggi il 70%, altri dicono il 60%, comunque moltissime delle parole noi pronunciamo, arrivano o derivano direttamente da Dante, qualche volta con modificazioni nel significato. È bene sottolineare che prima di Dante l'italiano non esisteva. Esistevano in Italia una quantità di volgari differenziati l'uno dall'altro, ma di fatto in sostanziale equilibrio. Dopo Dante la situazione cambia profondamente e irreversibilmente. Con la commedia il fiorentino si trova ad aver guadagnato un prestigio tale da imporsi su tutti gli altri volgari della penisola. Faccio un esempio: senza Dante oggi noi non diremmo che il traffico delle nostre città è una bolgia. Il significato che oggi diamo a bolgia è quello stesso significato usato da Dante, perché la parola bolgia in realtà esisteva. Proviene dall'antico francese, significava valigia, sacca, borsa. Dante ne riplasma il significato e per primo l'adopera per indicare un luogo di confusione, di disagio, di calca. Quindi ricordiamo anche dove Dante usa bolgia per la prima volta e che poi la parola arriva con quel significato fino a noi, lo usa per indicare ciascuna delle 10 fosse in cui divide l'ottavo cerchio dell'inferno. Da Dante, appunto, come ci hai detto, derivano delle parole, ma derivano anche dei modi di dire, no? Ci potresti fare magari Derivano. qualche esempio? Certo. Perché appunto se ci sono queste parole, bolgia, io ho citato bolgia, vi potrei citare quisquilia, aggettivi come mesto, molesto, ci sono anche formule, espressioni che Dante ha usato che sono arrivate direttamente fino a noi. Vi faccio l'esempio di quello che è il proverbio più conosciuto, che ancora oggi è usatissimo, è precisamente cosa fatta capo ha. È un proverbio che troviamo nell'inferno, un'espressione più che un proverbio, perché poi lo diventa dopo, che troviamo nell'inferno, e pensate che è una frase che Dante fa pronunciare a Mosca di Lambert, un potente signore, che nel 1216 decide di far tagliare la testa, quindi ecco capo, a un suo avversario, ad un povero giovane che si chiama Buondelmonte, che è reo di aver rifiutato di sposare una fanciulla vicina a questo capo che si chiama appunto Mosca de Lamberti.
La celebre frase è immortalata da Dante, vi dicevo, nell'Inferno, nel canto 28esimo, e è diventata proverbio e indica, vuol dire, ci vuole invitare a raggiungere uno scopo senza tergiversare, senza usare mezze misure. Per la cronaca, l'omicidio avvenne davvero, avvenne nel giorno di Pasqua, che era il giorno in cui questi due fanciulli, due giovani, si dovevano sposare, avvenne su Ponte Vecchio. E perché questa frase è diventata così comune, così usata? La usano, se andiamo a vedere la storia della parola, oggi per esempio è usata da giornalisti, è stata usata da un famoso politico, quel politico che la settimana scorsa ha tenuto banco nell'elezione del Presidente della Repubblica, perché è, dicevo, perché Dante suggella con quella frase un episodio fondamentale nella storia di Firenze. All'agguato, cioè quando viene tagliata la testa a Buondelmonte, seguono decenni di lotte intestine, si generano i due partiti, le due fazioni, Firenze, di Guelfi e Ghibellini, e nascono quelle terribili discordie cittadine di cui poi Dante ne fa le spese. Quindi, cosa fatta capo A? Sono convinta che anche i nostri giovani magari usano questa formula, però perché l'hanno sentita dire e non sanno da dove proviene. Ecco, chi è stato il primo a utilizzarla? No, in effetti è un'espressione usatissima, passata in proverbio, e io sinceramente non sapevo che si riferisse a un omicidio, quindi interessante questa ricostruzione. Per esempio, un altro esempio che mi piace citare, perché anche questo lascia, diciamo, genera sorpresa, no? È l'espressione stare freschi. Ci siamo mai chiesti perché noi diciamo stare freschi quando vogliamo alludere a una condizione difficile e sgradevole, no? Se ci vai stai fresco, potrei dire a un mio amico, per metterlo in guarda da una situazione pericolosa o quantomeno fastidiosa. Ecco, e aspettereste mai che questa stare freschi, che l'espressione stare freschi derivi direttamente da Dante? Anche in questo caso Dante la usa addirittura in fondo all'abisso. Siamo nell'inferno, Dante è arrivato ormai quasi in fondo al suo viaggio nell'inferno, sta per incontrare, quindi è vicino a Lucifero, e usa questo verso straordinario che dice: laddove, quindi Dante arriva laddove i peccatori stanno freschi. Se ci pensate, è un verso secco, incisivo, non privo di sarcasmo, in cui si fissa l'immagine degli ultimi dannati confitti insieme a Lucifero nel ghiaccio eterno. Una visione che solo il genio di Dante poteva creare, perché offre un panorama di gelida e mortifera azzura nel contesto del fuoco infernale. Abbiamo il ghiaccio dove le fiamme divampano. Pensate appunto da che cosa deriva stare freschi: è Lucifero, va bene, conficcato nel ghiaccio. E anche questa credo che pochi sappiano veramente di questo ghiaccio e di questa situazione. Quindi un debito, quello di Dante, si sa, nei confronti, insomma, della lingua e della cultura italiana di oggi, ma anche spesso molto inconsapevole, direi. È un'eredità linguistica che è importante sempre avere presente. Dante, di fatto, è il padre della lingua italiana, è il padre della cultura italiana, e potremmo anche, come dicevano i nostri padri risorgimentali, appunto Dante è il padre della patria. Ma per far capire meglio come mai anche, che cosa ci attrae dopo 700 anni ancora a quest'opera di al personaggio Dante, ma anche all'opera La Divina Commedia, vorrei ricordare una frase di Italo Calvino. Italo Calvino, in un suo volume uscito postumo nel 91, che si intitola Perché leggere i classici, dice: un classico
classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. Ecco, nessuna verità si attaglia a Dante e alla sua opera più di queste parole di Calvino. Una verità che trova conferma ai giorni nostri nella straordinaria crescente fortuna della commedia presso il grande pubblico e non solo italiano. Perché è lecito domandarsi, migliaia di persone in tempi, luoghi diversi affollano le piazze per andare a sentire e leggere Dante, oppure perché tante persone hanno con entusiasmo aderito al Dante Dì, la giornata che è stata riconosciuta il 25 marzo in omaggio a Dante. Vi ricordate tante persone che hanno letto una terzina o anche solo un verso di Dante? Ecco, io credo che la commedia è un classico che ancora non ha finito di dire quello che ha da dire, perché la commedia, con tutti i suoi anatemi, profezie, vaticini, è una scrittura ancora carica, va bene, di destino, e ci, come posso dire, ci apre, a ognuno di noi apre nuovi orizzonti esistenziali, nuovi orizzonti psicologici. Di più, vorrei sottolineare un altro aspetto che mi sembra molto importante. Se intorno alla lettura della Divina Commedia si raccolgono tante persone, tante persone sono appassionate, è segno che Dante è sentito ancora come il simbolo di un'identità nazionale, mai come oggi, fatemelo dire, in crisi. Si può allora pensare che è in corso una riappropriazione collettiva della poesia dantesca come occasione di bellezza, occasione di pensiero e forse come occasione di italianità. Grazie Elisabetta, ora facciamo una breve pausa musicale e poi torneremo per parlare della lingua di Dante. Eccoci di ritorno, siamo con Elisabetta Benucci e oggi stiamo parlando della lingua di Dante. Elisabetta, tu ci hai fatto un bellissimo affresco della modernità, no? Anche della lingua di Dante, del suo messaggio, hai menzionato questa importante iniziativa che sono i Dante Dì, e giustamente come hai detto tu, non solo in Italia ma anche all'estero, no? C'è stata tanta adesione al Dante Dì, il ritorno alla lettura di Dante, la rivalutazione del messaggio filologico, linguistico e non solo, anche politico, perché sappiamo, no, che Dante si può leggere a più livelli e a tanti livelli, e ci hai parlato di questa riappropriazione collettiva dell'opera di Dante. Quindi Dante è moderno, è sempre più moderno. Dante è moderno. Quello che mi preme sottolineare è quando Dante decide di scrivere la commedia, che strumenti linguistici ha disponibile? Allora, il fiorentino esiste, ma l'italiano no. Dante utilizza quelle circa 2000 parole che costituivano il fiorentino di allora. Ma Dante è un formidabile creatore di parole, creatore di lingua. Quindi non solo utilizza già parole che lui aveva a disposizione, ma straordinariamente ne conia delle nuove, ne crea delle altre. E per chi fosse incuriosito, ovviamente ci sono parole che sono arrivate come a noi, vi ripeto, mesto, molesto, ho fatto degli esempi, potremmo citare altre, per esempio bel paese, non l'ho ancora nominato, oppure senza infamia e senza lode, quanti di noi pronunciano questa frase, oppure dolenti note, no? Oppure bella persona, ecco, qui bella persona Dante lo usa in senso fisico riferito a Francesca da Rimini, noi oggi bella persona un po' cambiato lo usiamo per le doti morali di una persona, ma comunque lo usiamo perché Dante lo ha utilizzato. Quindi dicevo, quando Dante si trova a scrivere la commedia, utilizza la sua lingua materna, più utilizza delle parole che lui conia o che trae dal latino, per esempio
trae delle parole dal latino, sono latinismi, ma diciamo attribuisce a queste parole delle sfumature diverse dal significato originario latino. Quindi se qualcuno avesse curiosità di vedere questi neologismi danteschi, invito ad andare sul sito dell'Accademia della Crusca, dove troverà il vocabolario dantesco, un vocabolario progettato dall'Accademia della Crusca in collaborazione con il CNR, opera del vocabolario italiano, e con un clic gratuitamente potrà scorrere tutte le parole che Dante appunto ha lasciato, parole che sono arrivate fino a noi, parole che poi invece si sono perdute. Per esempio, mi viene in mente in paradisare lo conia Dante, perché siamo nel paradiso e quindi a lui serve, no? un verbo, però non è che oggi noi lo usiamo così comunemente, insomma i nostri ragazzi non è che usino nelle loro chat questo, magari invece i nostri ragazzi nelle chat durante note, oppure bella persona, lo usano comunemente. Tra le belle iniziative che chiaramente l'anniversario di Dante del 2021 ha stimolato, c'è un progetto, diciamo, rivolto alle scuole, che è quello dei proverbi danteschi ieri e oggi, appunto, che vuole, tutto sommato, mira a migliorare, no, le competenze linguistiche dei ragazzi. E come noi, diciamo, ora nel 2022 ci troviamo ancora a parlare di Dante, questo progetto si sta proprio sviluppando in questo periodo, quindi nell'anno successivo a quello dell'anniversario. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questo progetto, sull'adesione anche che ha avuto nelle scuole, su come si sta sviluppando? Ti ringrazio, Francesco, perché è un progetto di cui io faccio parte, anzi partirà la prossima settimana, ed è stato rivolto, è una prova, quindi abbiamo iniziato dalle scuole medie e superiori della Toscana. È un progetto che vuol portare proprio gli studenti a riflettere sul debito, sull'eredità linguistica di Dante, e chiederemo, io farò una lezione introduttiva. Il progetto proprio si suddivide in due diramazioni, cioè che ha scelto la modalità online, cioè chi ha scelto la modalità in presenza. Ecco, ai ragazzi verranno presentate queste, diciamo, tutta una serie di espressioni, di parole dantesche, verranno presentati gli strumenti, fra cui il vocabolario dantesco di cui parlavamo prima, anche quell'iniziativa bellissima dell'Accademia della Crusca, la parola fresca di giornata. Pensate che per 365 giorni, quindi i 365 giorni dello scorso anno, l'Accademia della Crusca ogni giorno ha pubblicato una parola, un'espressione con una brevissima spiegazione, quindi molto facile da leggere, molto facile da consultare. Sono state scelte parole, espressioni anche per mettere in rilievo i vari registri che Dante usa, quindi registri molto alti come per il paradiso, registri bassi spesso di una lingua che diciamo poteva sembrare un po' triviale, perché Dante usa anche parolacce, insomma, nella Divina Commedia, ma questo proprio per far capire a tutti, in particolare agli studenti, qual è la lingua di Dante. Quindi il nostro scopo, speriamo poi, questo è un progetto che è stato, diciamo, elaborato dalla Dante Alighieri Comitato Fiorentino, dalla sua presidente, la dottoressa Antonia Ida Fontana, con la collaborazione dell'Accademia della Crusca e con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale. Noi speriamo poi di aprire anche dall'anno successivo a livello nazionale, proprio perché ci sembrava importantissimo appunto instillare sempre più questa curiosità negli studenti che dovranno leggere un canto dantesco oppure trovare
sviluppare delle linee all'interno della Divina Commedia per individuare parole, quelle parole che appunto tutti noi usiamo e che spesso non sappiamo del Lino da Dante. Quindi speriamo di avere successo. Un primo successo lo abbiamo già avuto, perché l'adesione sia dei licei, sia anche delle scuole più tecniche che dedicano meno tempo allo studio della Divina Commedia, ecco, abbiamo ricevuto un'adesione straordinaria. Siamo molto contenti di questo. Bene, bene. Bella notizia questa. Benissimo, Elisabetta, ti ringraziamo per essere stata con noi e per averci parlato appunto ancora nel 2022 di Dante e della sua lingua. Ti salutiamo, non so se vuoi lasciarci con una parola o un'espressione dantesca proprio per concludere questo incontro. Grazie, sì, voglio concludere con due versi di Dante e voglio concludere con questo primo verso che vi cito. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, che è l'ultimo verso dell'Inferno, e con quest'altro verso, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, che è il verso conclusivo del Paradiso e quindi della Divina Commedia. Sono versi che ormai tutti conosciamo, l'abbiamo sentiti più volte già dall'anno scorso, che sono entrati nell'immaginario collettivo, ma che invitano alla speranza di un futuro migliore, no? Uscire a rivedere le stelle, il sole e l'amore che muove il mondo. Ecco, ho scelto questi versi straordinari perché sono sicura ci porteranno fortuna. Vi ringrazio. Grazie davvero, grazie e arrivederci alla prossima intervista su qualcos'altro, sempre relativo a Dante o altro, vedremo. Grazie mille. Grazie. Un saluto a tutti, arrivederci. Salute.